i turbanti degli indiani, il nero degli ortodossi, la porpora dei cardinali, il bianco della veste del Papa e il sari di Madre Teresa. Questo convegno ha dato il criterio per convegni del genere, che poi sono continuati negli anni successivi, specialmente ad opera della comunità di Sant'Egidio. Cioè, non si fa una preghiera comune, ma ciascuno prega per la pace. Cioè, diciamo, questa convergenza verso la pace che parte dalla riflessione e dalla, diciamo, spiritualità di ciascuno. Una giornata indimenticabile. Un grande evento religioso, ma anche un grande spettacolo televisivo, trasmesso in diretta in Mondovisione. Ormai l'intreccio tra la pastorale di Giovanni Paolo II e gli strumenti della comunicazione appare inscindibile, come connaturato. Novembre 1986, parte per l'Oceania. In volo si fa riprendere alla radio di bordo e, sorvolando l'Australia, mentre si collega con alcuni bambini a terra. I would suggest that when you pray for others, you pray especially for children who are lonely and suffering. I pray above you. Poi, mentre osserva incuriosito gli aborigeni. Prende in braccio un koala. Si avvicina a un canguro. Si mette a favore di telecamera. Perfino lo zucchetto che vola diventa una notizia. E così Karol Wojtyła, nemico del marxismo e del consumismo, fortificato dallo spirito ecumenico, alleato dei media, parte per annunciare il Vangelo nelle terre delle povertà, delle malattie, dei conflitti. Dice: voglio portare la voce di Cristo nei tuguri e nelle città della miseria. E di fatto vi trascina i vescovi, i fedeli, gli spettatori, il mondo. Nel maggio dell'88 è in Bolivia. Nella fatica del lavoro, a Oruro, dice: ho capito cos'è lo sfruttamento e mi sono messo subito dalla parte dei poveri, dei diseredati, degli oppressi, degli emarginati, degli indifesi. Cremos en Dios Padre Santo! Poi, nel settembre dell'88, torna nella miseria dell'Africa. Dice: quando milioni di uomini mancano di cibo, quando milioni di bambini sono irrimediabilmente segnati per il resto della vita, mentre migliaia di essi muoiono, io non posso tacere. All'Africa è anche il Ruanda,
dove il colonialismo ha lasciato in eredità un conflitto etnico creato ad arte. Un conflitto che la Chiesa non è riuscita a denunciare e superare. Così, nel paese più cattolico del continente, si consuma in questi anni uno dei più feroci genocidi della storia dell'uomo. Oltre 800.000 persone di etnia Tutsi sono massacrate da bande addestrate e istigate dal regime estremista di etnia Hutu. Per la Chiesa di Roma è come la constatazione di una dolorosa impotenza. L'Africa è anche l'inferno dell'AIDS. Milioni sono già i morti, catastrofiche le previsioni di contagio. Ma Papa Wojtyła sulla morale sessuale è irremovibile. Per la Chiesa di Roma l'unico rimedio al terribile male è e rimane il valore della castità, la scelta dell'astensione dai rapporti sessuali. La Chiesa continua a condannare l'uso del profilattico, che non è ammesso in nessun caso, per nessuna ragione. Papa Wojtyła sarà molto criticato per questo. Protesta soprattutto il mondo ricco, il mondo libero. Quando si recherà negli Stati Uniti, pochi mesi dopo, Giovanni Paolo II sarà oggetto di polemiche, contestazioni, a volte di scherno e derisione. In ogni città dove farà tappa si organizzano cortei e manifestazioni di protesta. Ma questo, per Papa Wojtyła, è il tempo delle critiche, delle polemiche, delle scelte difficili che fanno discutere. Pochi mesi prima, nell'aprile dell'87, aveva deciso di recarsi in Cile, a casa del dittatore Pinochet, che con un sanguinoso colpo di Stato aveva abbattuto il legittimo governo e instaurato una dittatura violenta e brutale. Crimini per i quali ancora oggi è sotto processo. Nelle strade dilaga la protesta, anche dei religiosi, contro quella che appare come una legittimazione del regime. Molti avevano sconsigliato il Papa e in molti deplorano quel suo affacciarsi al balcone col dittatore. Ma Karol Wojtyła non la pensa così. La sua missione è predicare la verità del Vangelo, la verità che sola rende liberi a tutti, senza alcuna distinzione. Ammonisce i giovani cileni. Cristo vi sta chiedendo di non rimanere indifferenti davanti all'ingiustizia, ma dovete ripudiare la violenza e l'odio come rimedi per conseguire la giustizia. Questo, ancora una volta, è e sempre sarà il suo messaggio. I momenti di difficoltà c'erano, perché c'è stato in tutti quegli anni tante situazioni. Lui si esprimeva in prima persona e la cosa che mi ha sempre colpito era non solo la serenità e anche, come devo dire, questa visione superiore delle situazioni di conflitto che c'erano, ma soprattutto la sua riflessione rispetto al Vangelo. A un certo punto lui diceva: ma queste cose che adesso noi facciamo corrispondono pienamente all'insegnamento di Gesù? Ecco, quale possiamo pensare che sarebbe l'insegnamento di Gesù su questo? Cioè, alla fine riconduceva tutto, diciamo, a una riflessione di fede profonda, si vede, ecco. E questo mi ha sempre colpito.